Oh, madonna di Dio. Oh, oh, chi l'ha editato? Smiley. No, che sono numero uno nei giochi di enigme. Rompetemi col... Guarda, guarda che ce la faccio. Non ho capito un... Nella parte finale l'avevo fatto, però. Noi paghiamo, noi decidiamo. Ah, adesso chiudo la stream e mi vado a fare una sega. Sì. Fra. Oh, ma è mezzanotte. Ma io so da quant'è sto? So 2:40 che chiacchia. Comunque è stancantissimo fa la stream così. I'm not giving you anything. You're taking it. You're choosing. Yeah. It. I love it. Wishes them. Easy. Non ha capito. Sounds good. Well, that brings us to the end, guys. We've all concluded the picks here. Now I do want to kind of open up the floor again. Perché? No, non c'è Ceris. Una volta volta era un tizio ungherese, tipo, mi ricordo. Quando sono andato a fare l'account. Come si? Sì, esiste sta Ceris. Ma come spam? Ma si chiama Ceris davvero? Chi è? No, come ti è? Pecca de Ceris. Non ci voglio credere, ragazzi. È veramente Ceris. Cioè, è davvero Ceris. Mezzo gli scrivo. Oh, Misha, che fa col coltello? Oh, che fa? Coltello. No, è il pugno. Non è un coltello. Che tipo di coltello utilizzi? Ma i perché? I coltellini svizzeri piccoli. No, scusa, svizzeri ma piccoli. Come mai, seppur conviventi, Michelle e... Godzred non stanno nella stessa Luca tanto Luca non si lasciano, cioè rinunciaci, quello, Luca. No ma che vuol dire che è in ufficio? Perché non è che perché ho un ufficio. È in ufficio, ma non ufficio torni perché a casa? Non usarlo, Luca, ma sarà la scusa. dopo deghiamo appena torna te lo dico. Effettivamente un messaggio. No, vabbè, che casa non è la sapevo fossi tu. Se sei nel dubbio lo offendi, capito? Questo succede sempre. Oppure quella è cheater wagyu. Come tu non facevi niente e quindi sono arrivata oggi. WhatsApp non facevo niente, facevo un po' di essere. Ma dai! Eccolo lì, non mi vede da una. Zano Rewind. Come fa a parlare? Zano, speriamo che. No, e manca a fare così, oh. No, città un altro po'. Ma come città un altro po'? Città un altro po' io. No, perché ne è vero. Flashback. Arrivo, spostamento nella zona sicura. Granata in campo. Lancio una stordente. Ha fatto esplodere le zanone. No, sta andando. Questo cheater de m***o. Che cheater de m***o? Cioè, ma mai visto? Cioè. Pro Italia. End of flashback. Ma no, che ma come cazzi, ma va a lavorare, ma levate dal cazzo su. Tu sei un buffone, tu sei un clown, tu sei il re dei clown. Tu non sei il clown, sei l'intero circo. Ma vaffanculo, ma poi città Zano, ma su, da. State zitta, va a tagliare i capelli, da. Signori, vi ringrazio per la compagnia. Bucarest non è in Romania. Bucarest è... Ma che cosa sto vedendo? Quindi dicevo, dobbiamo andare a Bucarest, no? In Romania. Bucarest, sì. Io ti do questo. Ti sto dando un pezzo del mio cuore. Tu adesso mi rendi 250 euro. Io domani ti do una ricompensa di alto livello. 280-300 euro. Anzi, no, non è così, è così. Ti do 280-300 euro. Non vieni qua a imporre la tua sensibilità del c***o. Non funziona così, ragazzi. Siete sensibili? Evitate. Evitate. Ci si può fare anche così. Evitate. Evitate. Evitate.
Evitate, vi dà fastidio il poido, bro. Esci e ci vai a trovare un altro c***o di streamer. Mannaggia la m***a, è pieno Twitch de m***a. Vattela a guardare un altro poido, bro. No? Sti qua nati nel 2000, poido, bro. Appena vedono qualcosa che li triggera. No, 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 perché io mi offendo. E fatela per gli under c***o. Tipo, adesso. Mi sa che c'hai ragione pure te. Pugnetto virtuale, moto. Metti il pugno sul telefono o sul monitor, vai. Dammi il pugno. Bravissimo motore che mi manda la foto di lui che mi manda il pugno, vedi? Questo è un bro fist. Questo è il bro fist a distanza, c***o. Bravissimo, Eva. Bravissimo. Ci avete mai pensato? Questo io vi volevo far vedere. Ci avete mai pensato, ragazzi? Cioè, quando noi applaudiamo, ci stiamo battendo il 5 da soli. Cioè, stiamo facendo finta che questa mano sia la nostra e questa sia quella del tizio che ha fatto qualcosa di bello. E gli diciamo, batti 5. Qua stiamo affrontando dei problemi. Tutte ste cose l'ha fatto anche nei polpacci e nell'interno coscia. Porco no, due. E io gli ho detto, dottoressa, lei, cioè, dentro di me pensavo, è molto rischioso quello che sta facendo, perché sta sfregando entrambe le sue mani sulle tue cosce, su di me, sulle mie cosce mentre sono in mutande su un lettino. E no, Ron, no. Ron, sai che c'ho un po' di dolore al collo, come si chiama questo? vorrei fare una visita. Ma per sicurezza. Vabbè, ma penso che sia prassi, però è una prassi pericolosa, secondo me. Sì, sì, sì. Ma per caso c'era un divano nero dietro? No, quello è casting couch. Non c'era, no, siamo sicuri. Ma solitamente ci vanno le ragazze lì, non i maschi. Sono andato in ospedale quando sono stato male l'anno scorso per il Mr. Fecaloma. Mi hanno spogliato nudo e mi hanno fatto cose, no? Nudo? Certo, ero nudo, sì, ero nudo su un lettino con quei cosi celesti che però in realtà non ti coprono, capito? E davanti a me c'era una schiera di donne che mi guardavano schifate, non per il mio pene, ma perché ero nudo con il pene all'aria e con un po' di qui e lì. Che schifo! Quindi capisci fino che... al pene all'aria mi stava ancora bene, ma un po' qui e lì è un po'... Capisci che ti è andata eccessivo. Bene. Mi sai, secondo me è eccessivo. Ti è andata super bene, eh. Il Magnum ha deciso di librare via. Ha fatto... ed è volato via, l'ho ripreso e per metterlo poi nel freezer l'ho preso in mano, ovviamente era chiusa la scatolina perché avevo tolto la scatola, quella di cartone, per prendere proprio gli involucri singoli. Frate, sì. Era completamente acqua e sentivo tutti i pezzettini di cioccolato. Ora io non so quando arriverà il tempo in cui io uscirò quel manio e me lo vorrò mangiare, ma non so in che condizioni lo potrò trovare. Io sono veramente curioso di sapere. Poi vi manderò una fotografia. È diventato tipo un maxi bono. Mamma. Una fine veramente brutta. Poi sai quando lo senti cadere che mentre cade ti rallenta il tempo e basta, dici no. Ragazzi, no. Ragazzi, e per te dici no. Non è possibile. Perché a me? Ignorare messaggio. Il Magnum categoricamente classico. Chi mangia il Magnum con le mandorle non potrà mai essere amico mio. Watkins corre però, corre Watkins però. Ma dove vado? Oh bravo! Venduto. Ma che fa? Cosa fa? Beccate che pressing che c'hanno. Badu c'ha spazio qui, Qui può attaccare Badu. Ma c'è quello da dove c***o è arrivato? Ma dove stava David Luiz? Da dove c***o è arrivato? Nicolò. La terza è quella giusta. La terza è quella giù. Gecchetto, ha ammazzato 3 tifosi. Qua tu devi correre. Anzi no, fai così.
Ancora Boadu, bello! Qui in croce e gol. Dai, dai. Oh, no pareggio. Ho messo dentro una gamba. Porca mad... Ho preso gol da questo. Ah, devo... Ma è tipo canzonare. Perché stai rifacendo la storia? Ma perché non l'ho mai finita? No, ho sbagliato. Ma che stracco sto vedendo? E perché c'è gente... Oh? Ah, scusami, quelli che stavano... Si stavano avvicinando tutti di soppiatto? Ah, guardali. Ah, sono quelli che ho liberato. Sono quelli che ho liberato. Pavo, io veramente. È Halloween, praticamente. Ops. Cioè guarda, sono le zucche di Halloween. Oh. Oh oh. Cavallino? Tutto bene cavallo? A posto? Vuoi dare un'occhiata alle, alle zucche? Ah, mi pare va bene. Ho una storia per bambini. Forse giudico troppo ciò che non conosco, e a volte la stupidità mi prende la lingua. Devo urinare. Oh no! Un'enorme oscurità rincorre. Ma non so, non lo controllo più. Ma dove c***o sono andato? No, ragazzi. Eccoci arrivati. Proprio qua dentro, sì. Ho molto caldo. No, dai. Fa sempre caldo qui. Mi sorprende che non andiate in giro nulla. Sì, entra pure. Sono entrato dentro una colonna. I can survive, yeah. Ok, ok. Oh! No! No! Ah! Yeah, nice. Yeah, of course. It's like a more soft way, like daddy, you know. Hold on, let me look at my notes. Yeah, that's him. He's my puppy. Oh, let me look at my notes here. Hey, George. So you weren't. Macaroni. I love macaroni. Oh, that didn't work. Chris, so you weren't supposed to be in the city. You need some help. You need some help. No. Like, yeah, I need some new ones, Chris, you know? One shift later. Hey, Tony. What's up? Faccio sesso con tua madre. That was actually... my mom? This was actually perfect, dude. Yeah, nice. What the f*** did you say to my mom? Why don't you ask her? I'm not gonna tell you, Tony. I'm not gonna tell you what he said. I know what he said. He said he f***ed my mother. Yeah. Faccio sesso. F*** you. No, but actually, that's a good thing. I learned from these guys that your mom jokes are actually kind of, like, endearing, you know? Yeah. I mean, like, you use your mom jokes for, like, some of your best friends. Yeah, when you're... Oi, no, no. Yeah, when you're close to someone, you just go with mom jokes every time. Stop finisca già, ragazzi. So hot.
My friends here are teaching me Italian. So they told me to let you know that to say mi coglione, which means, which means I like your hair. It's pretty. Thank you. I like your beanie. Thank you. What's your name? My name is Ginger Ale. Pleasure. Oh, Ginger. I'm Matthias. And this is my friend, Mr. Chris. And hi, nice to meet you. Hey, nice to meet pleasure you. To meet you. Hey, one second. Let me get my food real quick. Yeah. Sure. It's right there on the floor. Is that good? Did I say it right? No. Yeah. Interesting. So you know Italian now, huh? I'm learning. I'm learning. Hey, can you guys say some nice things, sir? You want to hear nice things in Italian? Yeah, sure. Hey, would you guys mind doing gran bella fregna, you know? Somewhere else, please. Come yeah, no. Sorry. Lo vedi? Bravo, pisellone di papà! Bravo, Matthias! Bravo! Bravo! Oh, gosh, my glasses! Taglia che se scopa la metti a pecora, Matti! I can't see, I can't see. Oh, wait. Knock my glasses off again. My boys are here have been teaching me how to speak Italian. Italia, yeah. Yeah. So, in this case, we also say vaffamoca che l'ha scassata da sort in those kind of situation where we in right now. What? What's going on right now? I'm so confused right now. What's going on? Are we Gucci? We're good, right? Yeah, we good. Just say like, I was wondering if she's the girl for you, you know? Oh, shit! Shit! Oh my goodness! No, io t'ammazzo, Frank. No, mai più! Levati un secondo, levati! Abbiamo un po' di tumore che sta per arrivare. Farei un Radex, così lo possiamo ciucciare. Ma devo cercarlo? Adesso lo ammazzo. Le probabilità di mutilazioni, ok. Dipende da quanto so teste de c***o. Questa mi sembra un commento aggressivo e non necessario. Grazie Lughetto del Prime, benvenuto bro. Prendete esempio da Lughetto. Adesso ti faccio il c***o. Bel meme. Bel meme, complimenti. Adesso ti faccio il c***o. Sbo, testa partita. Davvero non sei un sintetico? No bro. Come c***o ci salgo? Oh bella bro, che mi dici? Quest'area è sottoposta a legge marziale. Porca c***a, esagerato. Governatrice provvisoria Graham. Sappiamo che degli infiltrati cinesi sono all'opera. No! Per favore, esibisci sempre un documento di identità. Ti avviso, se non rispetti questa richiesta sono autorizzato all'uso di forza letale. Ma non ce l'ho un documento? Bro, la guerra è finita da 200 anni. La guerra è finita da più di 200 anni. Bro, 200 anni. Proprio quello che dicono le. No! Uso di forza letale. Ma non mi spara? Oh! Fra, mi ha aperto! No. Fra, non t'ho detto niente! Ma non gli ho detto niente! But you must keep going. Stick it out.